Buongiorno a tutti, Connecting You Insights live from POC Rotterdam. Siamo ovviamente alla ricerca di qualche stand interessante, soprattutto in un'ottica di innovazione, di progetti un po' particolari, progetti che possono essere finanziati da progetti europei, ad esempio, che è un po' il nostro focus principale di Connecting You Insights. Quindi seguitemi, non andremo alla ricerca dei grandi nomi, che ovviamente sapete che ci sono e sapete cosa fanno, a scoprire qualche nicchia interessante. Il primo stand che oggi vediamo è AI Drivers, si tratta di un'azienda inglese che lavora sui veicoli connessi. In questo caso vediamo un veicolo grande in un terminal, ci sono dei test ad esempio a Singapore, ma non solo, anche in termini più piccoli. E l'azienda è fortemente specializzata nella integrazione di questi sistemi, in particolare per tutto quello che è la navigazione autonoma, il colloquio con l'infrastruttura e la correlata ottimizzazione, simulazione e gli elementi di Digital Twin. Se invece volete andare sulla intelligenza artificiale applicata alla video analytics, Synapse fa per voi, nel senso che utilizzando telecamere che ci sono già nel terminal in porto o mettendole anche delle nuove e sfruttando il video analytics possono rilevare tutte situazioni legate alla sicurezza, quindi svolte irregolari, intrusioni, comportamenti irregolari del personale, insomma tutte cose che possono aumentare e di molto la sicurezza. Ovviamente poi se parliamo di droni, qua apriamo un campo sicuramente importante, qua abbiamo Azure Drones con le svariate possibilità di utilizzo di un drone in ambito portuale, questo è sicuramente un drone di ultima generazione che può essere usato sia per questioni di sicurezza che operative, video e quant'altro, tema che farà parte anche centrale della conferenza esposizione Biloga a novembre a Piacenza, che avrà una sessione specifica dedicata ai droni. Chiudiamo con un sistema di radar che sono la base per creare un'infrastruttura che può servire per non solo per i veicoli autonomi ma anche per riconoscere determinati fenomeni all'interno di un ambiente complesso qual è un porto e un terminal. Questi sono veramente radar di ultimissima generazione che permettono di modellare e di gestire in tempo reale situazioni complesse dal punto di vista sia operativo che della sicurezza. Chiudiamo quindi questo breve flash live from POC in Rotterdam. Abbiamo visto alcune applicazioni interessanti, se vogliamo alcune anche di nicchia, che possono essere interessanti applicate in un ambito portuale anche per dei proof of the concept, dei piloti nell'ambito di progetti europei. Mi aspettavo forse qualcosa di più, devo essere sincero, sulla transizione energetica, però sostanzialmente direi che è anche molto bello rivedere dopo un paio d'anni una fiera con moltissime persone. Arrivederci alla prossima puntata dei Connecting Insights.